deciso di spegnere la televisione. Lascio libero il cervello e scrivo una canzone. Dentro questo schermo adesso stiamo insieme. Se ti guardo sento che andrà tutto bene. Ho deciso di spegnere la televisione. Lascio libero il cervello. I risparmiatori, i piccoli risparmiatori, coloro che hanno risparmi in banca, che in questi giorni ovviamente si vedono diminuire il proprio risparmio, vuoi azionario, obbligazionario, insomma quello che devono fare. Ah, io posso dire quello che faccio io, poi non so se gli altri vogliono fare. Non è male, sì, sì. Io per ora non vendo niente, questi sono momenti in cui dovranno passare, passano. Se uno ha investito in borsa, adesso c'è una perdita molto forte, ma poi come è successo nel 2008 e 2009, poi c'è stato un grosso recupero, quindi io per il momento tengo quello che ho e non vendo. Resto come stesso, ma... Lavoro. Sarà un lavoro enorme di ricostruzione. Milano sarà... Ci chiamata a una nuova, a un nuovo momento storico dove auspicabilmente verranno anche affrontate le questioni che devono affrontare le grandi città. Io credo che la ricostruzione avverrà su tre fondamenta: la questione ambientale di cui tanto si parlava, la questione sociale e a questo punto la salute. Quindi è probabilmente anche una prova di maturità per le grandi città, quelle che ci aspettano. Se ti guardo sento che andrà tutto bene. Siamo in quarantena da una vita. Dimenticarsi come esame è troppo semplice. Cioè, il remoto, come si... Questa è una rivoluzione radicale, perché vuol dire che i problemi del lavoro non dovranno essere più affrontati con una cultura territoriale, ma con una cultura reticolare. E questo... Questo cambierà la città, perché in una Milano che lavora sul remoto il rischio è che i grattacieli uffici si ritrovino vuoti. Provi a pensare, pensi alla scuola per esempio. Pensiamo di riorganizzare la scuola come era organizzata prima di questa crisi, ma se la scuola la pensiamo sul remoto, tutti gli stabili delle scuole nostre, a cosa serviranno? Un po' come le caserme nel dopoguerra. Cioè, noi avremo, per esempio, un uso del territorio tutto diverso da quello che era tradizionalmente. Dovremo fare i conti con gli insegnamenti che la pandemia ci ha proposto. I greci hanno dimostrato che nemmeno la guerra fermava l'agonismo greco, no? Noi non eravamo arrivati a tanto, ma ci arriveremo in qualche modo dopo aver superato, battuto in staffetta il coronavirus. Ho deciso di spegnere la televisione, lascio libero il... Ultimamente sui social le montagne si scalano passo dopo passo, non ci facciamo prendere dallo scoramento, anche se la vetta sembra lontana, passo dopo passo la raggiungeremo insieme. Ho deciso di spegnere la televisione, lascio libero il cervello e scrivo una canzone.